Ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mind Test. Ok, va tutto bene. Vi prego, ditemi che va tutto bene. No, comunque, va tutto assolutamente bene. Guardate quanto tempo sono dovuto stare a FK per sostituire tutta quella roba là. Tra l'altro, piccolo aggiornamento. Vi ricordate qua che non si potevano sostituire, cioè non si potevano rompere quegli unknown block per non si sa quale strana ragione? Ho risolto tutto con una mod molto interessante che è anche molto 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 utile, che è la WorldGen, che in pratica serve per intervenire massivamente sul mondo. Quindi tipo, non lo so, voglio sostituire questi 380.000 blocchi. Ecco, magari 380.000 blocchi no. Cioè, magari sei un i7, sì. Però sei il mio computer, no? Con aria piuttosto che terra, piuttosto che, non lo so, voglio creare una superficie circolare di 1000 blocchi di raggio, eccetera, eccetera. Allora ho fatto una cosa molto semplice, adesso se mi ricordo ancora i comandi, P7, sì, ho fatto così come punto 1, così come punto 2, lui seleziona i blocchi che sono con, cioè tra quei due. In realtà avrei dovuto posizionare un blocco di terra e selezionare quello più in alto, cioè così ho fatto, perché sennò così facendo lui prenderebbe niente. E no, perché questi qua sono alla stessa altezza. Avrei dovuto alzare tipo questo di uno, cioè in questo caso, poi nell'altro l'ho fatto effettivamente. Avrei dovuto alzare questo di uno, così, esatto. Fare di nuovo un D7. Adesso non lo faccio perché sennò mi distrugge tutta quella roba là. Però no, vi faccio fare facciamo un piccolo esperimento, vi va? Facciamo un'area di 4 blocchi, ok? Metto un blocco qua e facciamo un D7. Punch e punch. Poi faccio 7 air dovrebbe essere. Ok, ah no, forse l'avrebbe fatto con quella roba là. Avete visto? Ha cambiato tutti quei blocchi in aria. Adesso non so se me lo fa. Sì! Sono ricco! Sono ricco! Questo è un cittare a bestia. Naturalmente uno deve avere i permessi per poter fare questa roba qua. Adesso metto di nuovo la dirt. E visto che ne avevo messi di meno, quelli che ho preso in più, che saranno nel numero di, questo è un 4x4, vero? Quindi 16. 16 meno 4 fa 12. Quindi elimino subito i 12 blocchi che mi sono cittato. 11 e 1, 12. Addio blocchi cittosi. Comunque, ecco qua. E in pratica ho risolto facendo così. Adesso dovrei mettere unmark. Ok, perfetto. Ci sono un sacco di comandi. È una mod molto utile, molto interessante anche. Tra l'altro, no, questi forse non c'erano, sapete? No, forse era così. Togliamo altri 4 blocchi. Stavo dicendo, ecco, perdo la memoria. Sono vecchio. Sono vecchio, vecchissimo. E quindi sono riuscito a rimuoverli con quello, per fortuna, perché non ero riuscito in nessun altro modo. Altro piccolo aggiornamento sulle farm. Qua non cresce. E credo, ma non ne sono sicuro, che sia dovuto al fatto che sopra non c'è una colonna completa di aria. Vedete, ci sono le foglie dell'albero. Allora la mia idea è quella di abbattere completamente uno e uno due alberi. Tanto altri ce li ho intorno. Quindi io direi che possiamo prepararci a un'operazione molto potente. Cosa sto cercando? Sto cercando lei.
Tra l'altro dovrebbe funzionare con la Mortries, perché l'ho già utilizzato una volta la motosega con la Mortries, e quindi dovrebbe essere a posto. 3-1. Solo questo mi hai tolto. Ma io voglio che tu mi tolga tutto. Non ci siamo capiti. Boh ragazzi, credo che dovrò fare un po' di pulizia off camera. Non ci arrivo là sopra. Tra l'altro guardate quanto cavolo ha consumato sto affare, sta imbaradando. Vedete perché dobbiamo creare una produzione massiva di energia? Proprio massiva, in modo massivo. E beh, iniziamo a tagliare qualcosa di questo. Eh no, non ci arrivo naturalmente. Beh, però guardate, ci ho preso 36 cosi di legna in un niente. Forse perché è impostato perché ne faccia 4 o 5 alla volta di sta roba qua, non è che non li fa tutti insieme. Vabbè, comunque, allora, intanto la metto a ricaricare. Poggiamo questo. E nulla, adesso vedremo. Cioè, lo farò off camera nel prossimo episodio. Mi devo ricordare poi di aggiornarvi su che cosa è successo. Riguardo a quello. Allora, sort. Questa la mettiamo a caricare qua. Charge. Perfetto, e... stava dicendo, sì, che oltre a quello ho messo un po' a posto le chest. Qua ho messo tutta la roba. Guardate, prima di riuscire ad avere semi per piantare tutto là, mi sono fatto stack di roba. E qua ho raccolto anche un po' di quelle bacche nel frattempo. Ogni tanto quando passavo, ecco, allora tipo questo. Se io raccogliessi questo, forse me ne dai due. Uno solo. Perché ho una pala così stra mega potente. Vabbè, mi ha dato solo uno. Questi non li moltiplico perché ce ne abbiamo già 5, quindi non ne vale assolutamente la pena. Obiettivo di quest'oggi è fare il stra mega famosissimo prospector, di cui vi avevo già parlato qualche episodio fa, se vi ricordate. Chi invece magari è arrivato dopo, che magari non seguiva ancora, ma cosa sort ho già sort. E tra l'altro il nostro amico là ha colpito ancora, eh? Un altro non mi piace, è stato opera sua. Il prospector però credo di non avere abbastanza mithril. Il prospector è detto rapidamente per chi non c'era, tra l'altro siamo arrivati a 32 iscritti, sono molto contento di questo. È uno strumento molto costoso, credo forse il più costoso del gioco, che permette di cercare in un'area da un 3x3x3 a un 14x14x14, mi pare. Però naturalmente consuma in proporzione, cioè se tu analizzi un cubo 3x3x3 consuma molto meno che non analizzare un 14x14x14. E tu lo punti su un blocco e ti dice se c'è quel tipo di blocco in quell'area là. Questo può essere molto comodo per cercare dei blocchi che sono difficili da trovare, no? Per cui dici, ah, ce n'è uno qua, scavo in quella direzione. Oppure non c'è e quindi non scavo in quella direzione. Allora, quindi noi utilizziamo, iniziamo a craftare quello che è qua, no? Blue Energy Crystal ci vorrà un po' di roba. Un Mithril Block innanzitutto già non possiamo farlo, perché a noi abbiamo 8 di Mithril. E quindi boh, dovrò andare a scavare. Però intanto craftiamo quello che riusciamo a craftare, così magari riusciamo a rendere l'episodio un po' produttivo. Allora, una Silver Pickaxe so come farla. Questi sono due Brass Ingot che forse abbiamo già. Questo è fatto con Mese Control Logic Unit, che è già quella che ci serviva là. Quindi direi che possiamo fare due Control Logic Unit. Per cui ci serve un Silicon Wafer, del Chromium, due Copper e un Gold Wire. Allora, il Silicon Wafer si fa con Sand e Coal Dust. Quindi Coal Dust dovremmo avercene qua, perché sbaglio sempre chest.
Noi di quanti ne abbiamo bisogno? Proviamo così, per evitare di farne troppi. No. Uno e uno, due. Devo andare a dormire perché sennò qua si scaricano le batterie. E quello è un po' il problema dell'avere il solar panel. Però sono anche l'unica fonte, a parte la centrale nucleare, che per cui ci va un'infinità di tempo. E non era così? Coal dust e desert sand. Ah no, sand, non desert sand. Scemo di guerra in tempo di pace che non sono altro. Salt. Allora prendiamo uno e due. E poi tra l'altro secondo me andrebbe fissato, nel senso che differenza ha la sabbia della spiaggia da quella del deserto? È la stessa cosa per me. Cioè, se mi deste due... Ok, niente, devo fare altre due. Se mi deste due... Sbaglio sempre. Due sabbie, una del deserto, una presa dal deserto e una presa da una spiaggia. Per me è uguale. Potete dirmi, è la sabbia del deserto più prezioso del mondo. Per me. A parte che non so, c'è una della sabbia. Non vale assolutamente niente. Control Logic Unity stavamo guardando. Due copper, un chromium. Speriamo di averle. Un gold silver wire funziona così. Di gold dovremmo averne abbastanza. Oh, i due brass ingot ce l'abbiamo. Perfetto, il chromium. No, è dello stainless steel. Silver, zinco, cromium, eccolo qua. Tra l'altro c'è anche poco cromium, oltre poco silver. Quindi è possibile che avremo bisogno Avremo bisogno di... Perché ho preso due di... Ne serviva uno solo di cromium. Sì, ne sono quasi convinto. Quasi 100%. Invece perché ne ho messi solo due? Però abbiamo bisogno del gold. Gold ne abbiamo abbastanza, invece. Tre ce ne servono per fare il wire. Intanto prendo questi, così mi faccio il picconizer di silver e ci portiamo avanti col lavoro. Poi prendiamo i gold ingot e il chromium ingot. I gold ingot ci servono per il gold wire. Ok. Sì, però a noi ci serve ancora. I brass ingot ce l'abbiamo. Control Logic Unit ci stiamo facendo 4 di copper e dovremmo essere a posto. No, ne avevo bisogno di un altro di chromium. LOL. Aveva vinto il me precedente. Il me. Questa. Sì! Stavolta ce l'ho fatta. Ho bisogno di cosa di altro? Ah, 4 di copper. Ah, ma no, questo c'è già. 1, 2, 3, 4. Perfetto. Così intanto ha cotto l'altro chromium. 2 di questi, 2 di questi, 2, 2. Tanto perché non ho fatto copia nella crafting guide? Non lo so. Quello non possiamo permettercelo. Guardiamo questo. 4 Maze Crystal. Questi dovremmo averne. 2 Pneumatic Tube. Guardiamo subito se ce li abbiamo. Sì. Perfetto, quindi ci manca solo più. Vabbè, prendiamo anche Maze Crystal, già che ci siamo. 4 ne servivano. Perfetto. E adesso guardiamo allora i Copper Coil, che sono sempre uguali. Abbiamo bisogno di 2 Copper Coil, vero? Sì. E tra l'altro furbo, hanno modificato il prezzo del quarter pneumatic tube segment, perché una volta era molto più facile craftarli, era un po' troppo OP come cosa, cioè perché puoi teletrasportare gli oggetti con questo da una parte a un'altra, è un po' troppo OP, se non costa una discreta cifra. Copper coil ne abbiamo bisogno di due, esatto, quindi abbiamo bisogno di 8 copper wire e di 8 di iron. Stavolta ho aperto la cesta giusta. 8 e poi abbiamo bisogno di 8 di quelli, non ci basteranno mai. 12 perché...
Ah no, giusti giusti, perfetto. Quindi adesso noi andiamo qua e visto che siamo furbi facciamo copy, perché non me li mette quelli? Ah no, perché sono scemo. Perché sono scemo. Vedo la gente scema. Citazione di? No, non è la domanda di oggi. Magari qualcuno l'ha anche creduto. Magari ho illuso qualche poverino. Blue Energy Crystal. Questo sarà anche una bella cosa. Allora, abbiamo bisogno. Innanzitutto metto a cuocere due di Mithril. Quindi mettiamo a cuocere due di Mithril. No, forse è meglio iniziare. Perché abbiamo iniziato la parte più esterna? Eh? Colpa mia, colpa mia. Sì, lo so. Tutto colpa mia. Sempre colpa mia. Ah, un diamond block. Perfetto, quello lo so fare. 4. Due rossi e due silver. Allora, due silver ho bisogno. Iniziamo col diamond block. Di cui uno ce l'ho già. E due silver. Perfetto. Poi abbiamo bisogno di due red die, vediamo se abbiamo del rosso. Solo uno di rosso abbiamo, scusate un attimo. Solo uno, perché quello non spread niente? Togliamo questo, raccogliamo il giallo. Raccogliamo il blu, raccogliamo l'arancione. Solo uno di rosso abbiamo. Poi ce n'è un fracco di altri colori, ma pianta è quella? Ha del cotone selvatico? Hanno aggiunto il cotone selvatico. Oh, ecco del rosso, perfetto. Mettiamoli vicino a casa in modo da avere una discreta piantagione di fiori rossi. Ah, ma erano anche qua, che scemo. Allora, mettiamoli qua. Al posto del Control Logic Unit. Viva la natura! Prende il possesso di tutto adesso. Ecco, guarda, potremmo piantarlo qua dietro, qua sotto l'albero. Ne metto tipo 3, così spreada un po'. Tanto 2 ci bastano alla grande. Si stava dicendo, allora, adesso dobbiamo craftare del rosso. Perfetto, e adesso dobbiamo fare le batterie. Per cui ci servirà un fracco di legno, ma per fortuna ce l'abbiamo. Due di copper e uno di tin. Quindi facciamo anche, cuociamoci anche un po'. No, copper ce ne ho. Prendiamo 10 cubi per essere sicuri. E tin anche ne ho alla grande, già cotte. Sì, l'ho cotto e l'ho organizzato in cubi perché così è molto più comodo. No. Sì, 90 credo che ci bastino. A parte che di tin ne utilizzeremo anche di meno perché 3, 1, 2, 2, 3. Però ho bisogno di farmi dell'altro legno. Tra l'altro sapete una cosa che sarà molto grave? No? Beh, ve la dico io, che le pile non sono staccabili, quindi sarà un po' un casino. Per fortuna dobbiamo farne solo 4 alla volta, perché gli oggetti non staccabili sono una delle cose più scomode del mondo. Ok, adesso dovremmo poter fare il, perché sono ritornato là, dovremmo poterne fare uno, perfetto. Adesso se noi torniamo qua dovremmo poter fare il verde con altre 4 batterie che sappiamo, 2 così verdi e 2 di gold. Allora, 2 di gold li facciamo subito. E anche i 2 verdi. Aspetta, il verde si fa con il cactus.
Lo scopriremo insieme. Innanzitutto mettiamo a cuocere il gold e guardiamo il verde come si fa. Si fa col cactus? Cactus? Oh, vabbè. Fondendo gli altri. Ah, da un item anche. Quindi cactus. Tra l'altro non ho neanche dei cactus qua vicino a casa. Dovremmo farci una piantagione di cactus vicino a casa. E tra l'altro l'extractor, come potete vedere qua, fa i dye, no? I colori. Solo che è molto meno conveniente. Con il crafting normale vanilla, adesso che hanno aggiunto i colori nel vanilla, è molto più conveniente, perché ne dà il doppio e non devi fare l'extractor. Quindi dubitate sempre dell'extractor. Allora, quindi adesso dovremmo avere sto scherzando, non abbiamo un figo secco di niente. Dobbiamo ancora fare le quattro batterie. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 1, e 1, 1, 2, 3. E cosa c'è dopo il 3? Cosa c'è? Il 4, perfetto. Ma allora siete dei campioni. Perché lo so. Coppia. Perfetto, adesso abbiamo anche il verde. Adesso ci manca solo più che il blu, no? Perfetto. Abbiamo bisogno di due colori blu e quattro batterie di nuovo. Allora, il colore blu dovremmo averne di colori blu. Sì, esatto, infatti. Ah, ma ce l'ho già nell'inventario, uno l'abbiamo raccolto adesso. Quindi, blu, eccolo qua. Altre quattro batterie. Che tra l'altro è strano, perché le batterie, nonostante siano una cosa tecnica, la maggior parte degli oggetti che usi per farle sono legno. Ok. Cioè, ha fatto un sacco di cose, il reattore nucleare, balle varie, però le batterie si fanno sempre con il legno. LOL. Ok, adesso dovremmo avere praticamente tutto. Ci manca, esatto, ci manca il nostro carissimo blocco di Mithril. Per cui, ragazzi, credo che ci sarà da minare un po'. Perché, vabbè, adesso sistemiamo un attimo tutto questo inventario barboso. Facciamo una cosa bella, guardate. Mettiamo l'autosort al posto che perde il tempo. Anche i colori li buttiamo qua. E non succede niente? Papà! Ah no, questi dobbiamo eliminarli però. Papà! Allora, eliminiamo... No, eliminiamoli nel cestino, mi piace il cestino. Ah, è stato aggiornato... Ah! Ragazzi, è crashato! No! Quanto tempo è passato? 23 minuti! Oh, cribbio, ragazzi! Vabbè, lo riapro perché devo fare la domanda del giorno. Ci rivediamo tra un attimo. Beh dai ragazzi, credevo peggio. Rieccoci subito qui. Stavo dicendo... Ah sì, ho utilizzato il cestino. Stavo dicendo che niente, facciamo la domanda del giorno. Butto... Oh, se non ti sbagliavo chest. Non ero contento. Perché ho... due brass ingot che mi sono rimasti. Ah no, questi qua mi servono per l'affare. No, non devo metterli via, scusa un attimo. Tu sorta tutto. Intanto, qua vediamo se ho ancora tutto quello che mi serve. Beh. Ah, chiudendo si è dimenticato. No, Prospector si chiama. Dai, veloce! Altrimenti non riesco a caricare sto video se non dopo migliaia di millenni. Allora, vediamo... Sì, ho ancora tutto, perfetto. Ora lo lascio così in ordine anche. No, era in ordine. Infatti, non è in ordine. E nel frattempo io andrò a minare per il prossimo episodio. Andrò a spaccarmi la schiena per cercare quegli altri pezzi di Mithril che ci servono. Ne avevamo 8, ne ho usati 2.
quindi ce ne mancano. Un po'. Allora, vi devo dire che mi sono assolutamente pentito della domanda dell'altra volta. Perché l'altra volta è stata una domanda un pochettino, mi ha richiesto sia del lavoro a me che del lavoro a voi per andare a capire quanta era la risposta esatta. Quindi la domanda di oggi sarà un pochettino più facile, anzi sarà credo la più facile di tutte. Però non per questo dovete prenderla sotto gamba, perché, esito della scorsa settimana, ha risposto una sola persona, Alessandro, che fine hai fatto? Ti fai rubare così il primo posto? Non ci sono più i componenti della ciurma di una volta. Neanche Fer di Diavolo Blu ha risposto questo giro, ma ha risposto solo il nostro caro fedelissimo Sam, che attualmente si chiama Imperatore Sam. Questo me lo ricordo. Però, Sam, che ha dato la risposta 11 volte. E la risposta è... sbagliata. Mi spiace, Sam, ma io ne ho contati almeno 13. Di 13 ne sono sicuro, quindi al massimo sono di più. Di sicuro non sono 11, come hai detto tu, perché 11 è meno. Quindi la situazione per questa settimana è assolutamente invariata. La domanda per la prossima settimana, quindi con questa potete rifarvi sia Ale che Sam che Ferdi, la prossima domanda è: qual è delle serie che ho fatto e che sto facendo quella che vi è piaciuta di più o che vi piace di più? Però attenzione, non è così banale, dovete anche fare un commento giusto, nel senso un commento valido, nel senso non "oh, mi piace un sacco Mindtest", punto. Deve essere tipo una cosa "perché ho visto quell'episodio, quell'altra cosa". Vabbè, comunque, sbizzaritevi voi. Questa domanda è molto più facile rispetto a quella dell'altra volta, dovevo farmi un po' perdonare. Quindi, noi ci vediamo la prossima settimana, sempre di sabato, sempre qui su Mindtest con Mazzetes. E invece ci vediamo lunedì con Child of Light, che è la serie che sto facendo dal lunedì al giovedì, se qualcuno di voi se la fosse persa. È un gioco molto carino, da non prendere sotto gamba, perché in questi ultimi episodi stanno uscendo delle parti molto interessanti sui combattimenti, sul crafting e tutto. E inoltre la serie con Marco88 il giovedì e... no, il giovedì, che cavolo dico? È sempre stata il mercoledì con Marco88, E invece martedì, non esce niente, venerdì con Magic. Tra l'altro l'episodio di questa settimana... no, è quello di ieri. È quello che avete visto ieri, che è stato un fail mostruoso, ma una cosa delle peggiori che abbia mai giocato. Comunque sarà già passata più di mezz'ora e sono uno scemo, però io mi diverto un sacco con voi qua su Mindtest Ita. Spero anche voi vi divertiate un po', e quando passa un po' più di tempo, vabbè, nel senso, ci siamo divertiti, almeno io mi sono divertito. Ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. Bella, ciao.